Bene ragazzi, sono KBGoku, quest'oggi vi porto una super sfida tra la Chevrolet Corvette ZR1 e la Mercedes SLS. Andiamo a vedere subito le due sfidanti. Allora, per prima abbiamo la Corvette ZR1 con 894 cavalli, ovviamente potenziata. Perché appunto la richiesta è stata fatta da fan di GT5, ma ha chiesto appunto di prenderle tutte e due potenziate e modificate, quindi c'è 894 cavalli. La seconda invece, come vedete, la SLS ha 850 cavalli, quindi circa 50 cavalli in meno. E nulla, andiamo a vedere come si comporteranno queste due fantastiche auto nelle nostre prove. Prima prova. ZR1 0-100 prova di accelerazione. L'ordine, come vi dico sempre, sarà sempre lo stesso, quindi prima la ZR1 e poi la SLS. Vediamo quanto riesce a fare 0-100 la ZR1. Eccolo qua, 102 in 2 secondi e 633. Quindi vabbè, 2 secondi e 6 possiamo dire. Vediamo ora invece la prima prova per la SLS, sempre 0-100 km/h. Come al solito io mi posiziono sulla linea e il divario, come vi dico sempre, c'è sicuramente, ma io insomma provo a fare ciò che posso, quindi il divario sarà minimo. E vediamo quanto riesce a fare anche questa. Eccola qua, 99 in 2 secondi e 6, quindi direi che per la prima prova abbiamo un pareggio tra l'SLS e la ZR1. Vediamo ora invece la seconda prova per la Chevrolet Corvette. Come ho detto, avendo le potenziate hanno un sacco di cavalli, ma soprattutto ho potuto regolare l'aerodinamica, quindi per la prova di top speed l'aerodinamica l'ho messa a zero. Ah, non l'ho detto, prima nella prova di accelerazione invece avevo accorciato i rapporti tutte e due auto a 350 km/h. Comunque, invece per la top speed ho azzerato la deportanza per tutte e due le auto e quindi vediamo quanto riescono a fare. Allora, la Corvette è già oltre 3,90, quindi 395, 396, eccoli qua, 396 km/h per la Chevrolet Corvette ZR1. Vediamo invece la seconda prova per la SLS. Anche lei, come ho detto, ha azzerato la deportanza, essendo potenziata, come ho detto, 850 cavalli, che sono 50 cavalli in meno, che non sono tanti, ma non sono neanche pochissimi. Quindi vediamo quanto riesce a fare invece la SLS. Allora, siamo a 373, la vedo un po' più lenta, se devo essere sincero, 377. Vediamo, 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 379, li ho visti per un istante, eccoli qua, 379, quindi 17 km/h in meno, che non sono tantissimi, come dico, però non sono neanche pochi, quindi la seconda prova è stata vinta dalla ZR1. Vediamo invece per quanto riguarda la terza prova, la frenata da 300 km/h a 0, qui la deportanza l'ho messa al massimo. E vediamo quanto riescono a fare. Come al solito vi dico, frenerò al cartello bianco che apparirà alla nostra destra e vi farò vedere, girandomi sempre alla mia destra, più o meno quanto ci mettono a frenare. Ovviamente non abbiamo un riferimento in metri perché non so quanti metri ci sono. Ecco il cartello bianco, inizia la frenata. Ok, adesso l'auto è ferma, mi giro a destra. Se guardate il guardrail, vedete quella linea gialla sul guardrail? Comunque la ZR1 è andata di poco oltre, adesso no, non tanto, ma di poco. Vediamo invece la SLS. Sempre prova di frenata, sempre da 300 orari a 0. Ok, ora vabbè, adesso vado un pelo oltre i 300 orari, ma non vi preoccupate, rallento. Sono assolutamente imparziale. No, vabbè, scherzo, comunque sì, insomma, cerco di fare del mio meglio per testare allo stesso modo. Ecco la frenata. 0, ecco, se vi ricordate che era alla linea gialla, un pelo oltre, l'SLS invece è un bel po' prima, sembrerebbero 5-6 metri, non tanto, però per la terza prova
vince la SLS. Quindi siamo sul 2-2 per ora. Ecco invece una prova speciale che mi ha chiesto fan di GT5 proprio, che è la prova in retromarcia, e ve l'ho messa perché appunto era molto divertente. Insomma, ho allungato i rapporti fino a 1200 e qualcosa chilometri orari proprio per avere la massima velocità in retromarcia. Quindi vediamo la Corvette, fa i 242 pressa poco, sì. E nulla, vediamo invece quanto riesce a fare la Mercedes. Ecco, no, vabbè, la Mercedes va un po' meno, quindi 180 circa. Quindi vabbè, vince sostanzialmente, vince alla fine la ZR1, ma questa prova non l'ho calcolata perché tanto non era così interessante, cioè nel senso non era una sfida vera e propria. Quindi per la prima parte, scusate, vince la ZR1, ho detto la cavolata, scusate, pareggio, 2-2 tra le due auto, e aspettate la seconda parte. Bella ragazzi!